tipo di categoria soggetta a discriminazione. Noi siamo gay, lesbiche e trans, abbiamo fondato l'associazione per cui parte da noi, ma siamo parte di un tutt'uno per cui ci sentiamo parte di questo tutt'uno e agiamo dentro il tutt'uno della società civile. Infatti, proprio lo slogan dell'associazione è "Lava via il pregiudizio". Qual è il pregiudizio che volete lavare via? Ah, sa, quello che lega gli stereotipi, no? Per cui gli ebrei hanno i soldi, che sono stilisti, le donne devono stare a casa a badare la famiglia, quando in realtà la società è molto più complessa e molto più progredita. Anche perché per fare passi indietro verso i tempi bui della storia occorre veramente molto poco. Lei vive una bellissima storia d'amore da quasi 20 anni, mi diceva 18 anni. Come ha fatto a conoscere proprio il suo partner? Ma guardi, una sera andai in discoteca, oramai oltre 18 anni fa, e ero con amici, mi presentarono il mio compagno che si chiama Marco, e fu colpo di fulmine. Andammo via, già che eravamo insieme, non ci siamo più lasciati da allora. Una bellissima storia d'amore, ma è difficile per un omosessuale fare il coming out in questa società? Allora, sì. È difficilissimo, ma è necessario, non so come dire. È una di quelle cose che, non si, allora, che noi raccomandiamo di fare, sapendo che però il contesto sociale nel quale uno agisce questo venir fuori, cioè dirsi, la parola che io detesto è dichiararsi, no? Però dirsi omosessuale, cioè nel senso di dover raccontare, poter raccontare in famiglia ai propri genitori, ai propri fratelli, alle proprie sorelle, ai propri amici, ai propri colleghi, ai propri colleghi di scuola, di lavoro. Che la persona che si ama allo stesso sesso del proprio libera da un peso enorme la vita delle persone e ci rende non solo più liberi, ma anche e soprattutto più sereni e più felici. Potrebbe dare un consiglio, ecco, alle persone che magari si nascondono per paura? Sì, di fare molta attenzione quando ci sono le campagne elettorali e di votare le persone che sanno che sono loro amiche. E che permettono poi al paese di poter, diciamo, fare delle leggi contro le discriminazioni e che rendano questo paese un paese come gli altri paesi d'Europa, dove le persone gay, lesbiche e transgender sono integrate, non vengono discriminate. Se qualcuno ci discrimina oppure ci perseguita, può essere giustamente perseguito e punito.